Allora, il mio intervento si divide in due parti. Una prima parte rifletto sulla nozione di autenticità all'interno della sociologia del turismo, perché effettivamente è stato uno dei primi temi di cui si è occupata la sociologia in relazione al turismo, e la seconda parte invece sono più istruzioni per l'uso, diciamo, per gli operatori, riflettendo sulla nozione di autenticità oggi, no? Diciamo a distanza di 40 anni da quando il dibattito è iniziato, perché questo è di sicuro, ecco, sì, aggiungo che si sposa molto bene con l'intervento di Pollarini, mi spiace che non ci sia, che non avevo mai sentito live, e che invece ha usato i termini giusti, e quindi serve, diciamo, precisare alcune cose che forse non so se lui avrebbe precisato in quella direzione, che però insomma mi servono per precisare una serie di cose. Ecco, la nozione di autenticità è un tema classico, diciamo, della sociologia che si occupa di analizzare i fenomeni turistici, e però permette anche a noi di riflettere su alcune caratteristiche dell'offerta turistica di oggi, perché di fatto essa viene richiamata dalla promozione degli operatori, ma viene anche cercata ancora dai turisti, anche se ovviamente oggi per autenticità noi intendiamo probabilmente una cosa diversa. Il termine è proprio emerso nel dibattito degli anni 60, quando la sociologia ha iniziato a occuparsi in modo più sistematico del turismo, perché il turismo era diventato un fenomeno stabile della società ed è un fenomeno anche diffuso dal punto di vista quantitativo, no? Per cui, anche se in realtà la sociologia si occupa anche di mode, quindi di cose piccole, più di nicchia e via dicendo, però insomma giustificava, no, un approccio e delle analisi così più generali. Quasi tutte le considerazioni dei sociologi sono state negative nel passato, cioè il turismo di massa, perché poi era di quello che si parlava, era incapace di rappresentare un'esperienza di crescita, di arricchimento, no? Quindi era inautentica, quindi proprio la direzione opposta di tutte quelle cose che abbiamo detto questa mattina. La cosa interessante però è che, diciamo, l'esperienza turistica inautentica era dovuta non solo all'industria turistica e alle comunità locali che in qualche modo si difendevano, no? Perché poi ci sono dei processi di difesa delle comunità da parte dell'invasione turistica, ma era proprio ricercata dal turista massificato che cercava esperienze superficiali inautentiche, perché erano in qualche modo più gratificanti e più rassicuranti, perché proponevano degli scenari già, diciamo, frequentati in sede domestica, e quindi potevano essere un'esperienza già nota, già conosciuta, e noi sappiamo che comunque il godimento viene anche nel riconoscere delle cose su cui noi abbiamo in qualche modo un potere, già delle informazioni, non necessariamente dalla sorpresa di cose nuove. Ecco, dietro a molte critiche dei sociologi del tempo però si percepiva quasi un pregiudizio, no? Verso il turismo massificato inautentico, e anche un po' il rimpianto verso quel turismo elitario, colto, no? Del viaggiatore dell'Ottocento e prima ancora del gran turista. E questo comportava e comporta comunque in qualunque ricerca un rischio grosso, cioè quello di non studiare un fenomeno perché è considerato snobisticamente, un po' snobisticamente superficiale, standardizzato, inautentico. Questa situazione è stata poi, diciamo, capovolta dall'ingresso di questo McCannell, questo studioso, questo sociologo che è stato già ricordato questa mattina, negli anni 70, che non si è tanto preoccupato di, diciamo, valutare la bontà o meno del turismo, ma di analizzarne, di comprenderne i meccanismi di funzionamento. Cioè lui dice: se il turismo di massa esiste va studiato per capire quale funzione svolge all'interno della società di riferimento; se il turismo prima non c'era, può darsi che esso ricopra una funzione prima ricoperta da qualche altro fenomeno. Da questa ipotesi lui parte con una serie di analisi e diciamo giunge a dire che il tema dell'autenticità, la ricerca dell'autentico, in realtà non è specifica al turismo, ma è generale su tutta una serie di altri fenomeni sociali, però nel turismo è particolarmente così sensibile, no? Esaltata. E poi lui dice, fa un po' un parallelo, dice: come nelle società premoderne, quelle che lui chiama le società tradizionali, la religione aveva un posto di rilievo che si esprimeva nel pellegrinaggio e quindi sviluppava la possibilità di viaggi alla ricerca del sacro, così nella società moderna il turismo ha assunto un posto importante che si esprime nel viaggio turistico alla ricerca dell'autentico, no? Quindi siamo ben lontani, insomma, da queste prospettive così di negazione del valore dell'esperienza, no? Quindi il turista moderno sarebbe assimilabile a una sorta di pellegrino della modernità, così diceva McCannell, in cui la ricerca di autenticità rappresenta un sostituto di quella ricerca del sacro che era tipica delle società tradizionali.
Lui diceva, tra l'altro, che la ricerca di autenticità era possibile anche nel turismo di massa e si sviluppava all'interno di uno spazio sociale che, seguendo Goffman, distingueva una front region inautentica come luogo della rappresentazione turistica e poi una back region, lo spazio autentico della comunità in cui il turista non accedeva facilmente ma in cui cercava di fare una serie di intrusioni in qualche modo, no? Quindi c'era questa dialettica sullo sfondo dell'azione turistica di una front e di una back region, autentico e inautentico, c'è un'opposizione netta. Questo è quello che, diciamo, McCannell ci raccontava 40 anni fa. La nozione di autenticità a cui faceva riferimento questo studioso è quella cosiddetta dell'autenticità oggettiva, cioè che comporta le stesse valutazioni in cui si dichiara che un'opera d'arte è autentica. Secondo queste valutazioni ci sarebbe quindi una base oggettiva per affermare che un'opera d'arte o un luogo turistico, un bene culturale sono autentici. Però quando McCannell scriveva aveva come riferimento un quadro molto più semplice di società, cioè la società degli anni 70. Oggi noi sappiamo che ci sono state molte trasformazioni negli ultimi 40 anni, parliamo di società postmoderna, e anche la nozione di autenticità ha avuto, diciamo, degli sviluppi, no? Molto forti, ed è andata sempre più in crisi per due ordini di motivi. Da un lato, nella sensibilità postmoderna, la nozione, diciamo, la distinzione tra autentico e inautentico, oppure tra altri binomi, non so, originale e copia, realtà e sua rappresentazione, è meno forte di un tempo, cioè lo status della copia è andato aumentando notevolmente. Questo perché da un lato, ahimè, è andata diminuendo la cultura che permetteva un tempo di distinguere tra originale e copia. Il libro di Marziano Melotti sul turismo archeologico lo spiega bene, in qualche modo, con tantissime, diciamo, con tantissimi esempi. Quindi c'è questo dato, però è anche dovuto al fatto che c'è una grandissima diffusione di copie, cioè noi siamo abituati ad avere le copie non solo nell'esperienza turistica, non solo nella fruizione estetica, ma in generale siamo circondati da copie. Faccio tre esempi: uno sulla fruizione delle immagini, quindi la dimensione estetica, la tecnologia, non solo internet, è proprio anche i libri. Se noi, diciamo, io penso, come ho studiato storia dell'arte io, attraverso delle figure dell'Argan, Giulio Carlo Argan, grandi così, in cui c'era tutta la colonna traiana, ed erano queste le foto attraverso cui io vedevo i monumenti. Quindi noi abbiamo, quindi prima ancora della rivoluzione di internet, in realtà, cioè i tempi della riproducibilità tecnica, come diceva Benjamin, sono quelli che ti permettono, attraverso le copie, no? O attraverso le foto, le immagini, e ancora di più attraverso internet, che modifica anche in modo vistoso colori, dimensioni e via dicendo, e di fatto la tecnologia che media l'esperienza estetica delle immagini. Quindi è più facile alla fine, questo lo si vede in continuazione, in classe ne parliamo spesso, che i soggetti sperimentino un'opera attraverso le riproduzioni e non attraverso l'originale. Nel turismo le copie si usano in modo diffuso, ho già parlato del libro di Melotti, chi l'ha letto sa bene di che cosa parlo, dai parchi a tema alle robuste integrazioni dei siti archeologici agli allestimenti museali, le copie sono ovunque e a volte non sono tanto distinguibili così dall'originale, perché si dice che questa abbatte il livello dell'esperienza, no? In qualche modo. Ma anche in altri settori della vita quotidiana, no? Ancora una volta ricordo il tema della chirurgia estetica, no? Di come oggi un seno rifatto ha uno status non così diverso da un seno naturale. Cioè, una volta rifarsi il seno, ed è un percorso che tutti voi studenti avete visto bene leggendo, diciamo, le riviste, anche solo di gossip e via dicendo, anni fa, 10 anni fa, era considerato qualcosa di cui non dire, oggi invece, scusate, è questo sono buio. Io che... E perché si parla di seni? Involontariamente, okay. Faccio un po' di scenografia. Va bene, è sul seno, c'è sempre cade il sipario. E quindi oggi invece, ma l'abbiamo provato anche a fare, lo provo tutti gli anni a fare come inchiesta in classe, non ci si vergogna, non c'è più tanto la vergogna sociale di rifarsi il seno, è comunque un dato di costruzione della biografia personale portata agli estremi, no? In qualche modo. Quindi non solo attraverso il turismo, attraverso, diciamo, una modificazione del corpo che una volta invece non avveniva perché era un dato di fatto. Ecco, però l'aspetto più interessante per chi si occupa di sviluppo turistico, ancora 3 minuti e ho finito, è il secondo, cioè la nozione di autenticità oggettiva da sola
non basta più giustificare un'esperienza turistica, nel senso che noi ci emozioniamo non perché un luogo è antico di per sé, perché di luoghi antichi ce ne sono tantissimi, o perché un oggetto è un autentico sasso del V secolo avanti Cristo, ma per i significati che la società conferisce a quel luogo, a un'opera, cioè l'emozione, la commozione è praticamente una costruzione sociale, cioè sono tutte quelle attribuzioni di significato e di valore che la società ha dato su di un oggetto che ci emozionano, no? E quindi le stesse dichiarazioni, tra l'altro, di autenticità oggettiva di cui si parlava prima, si basano su una serie di parametri tecnici, scientifici, che però sono il frutto di un'azione umana collettiva. Quindi ancora una volta c'è l'idea che dietro ci sia la società e i significati culturali che quella società dà a quelle opere, se no tutte le opere in tutti i momenti della storia avrebbero avuto lo stesso senso e avrebbero commosso in modo uguale. Noi sappiamo analiticamente che questo non è avvenuto, no? Ecco, e quindi significa anche che l'autenticità sì deve avere una base oggettiva, no? Come abbiamo detto, però poi necessita di una interpretazione per divenire esperienza turistica, cioè a monte di un progetto di sviluppo turistico, e quindi forse questa è la cosa che più manca, perché parlando con gli operatori questa cosa viene sempre fuori, loro dicono, e ne parlavamo prima anche con la collega Sonia Ferrari, noi abbiamo un sacco di oggetti, noi abbiamo un sacco di beni, no? Quindi non bastano i beni culturali, i palazzi eccetera, ma per quanto autentici, no? Ma da sola l'autenticità deve essere, non basta, perché deve essere supportata in qualche modo da una interpretazione del luogo, no? Da una narrazione del luogo, o come alcuni dicono, bisogna avere una storia da raccontare, ma non intendendo qualcosa di estraneo, no? Alla comunità, cioè qualcosa che parli del luogo. Del resto la stessa trasformazione di molti musei, il nome dei musei spesso è ormai centri di interpretazione, e questo dà bene l'idea della direzione che sta prendendo lo sviluppo turistico, cioè l'oggetto autentico da solo non basta, deve essere supportato da un'interpretazione retrostante che deve essere esplicitata in qualche modo, una sorta di carta di identità delle comunità o dei luoghi, insomma, no? Ecco, questo significa che lo sforzo che devono fare le comunità interessate allo sviluppo turistico è anzitutto una riflessione sulle identità del luogo. Parlo non di identità come, ecco, e qua forse mi distingo da Pollarini, perché lui parlava, se non sbaglio, ma ha avuto poco tempo, è stato velocissimo, ha detto un sacco di cose, però lui parlava di identità come se fosse di qualcosa di dato. Il problema è che l'identità, noi lo sappiamo, l'identità personale, ma l'identità anche collettiva, è qualcosa di dialettico, fatto di tante cose diverse, c'è sempre un processo di selezione. Noi decidiamo, lo diciamo spesso in classe con gli studenti, che cosa vogliamo diventare, possiamo attingere identità anche familiari molto diverse fra loro, no? E quindi lo stesso dicasi per una comunità che deve presentare comunque un'identità collettiva. Quindi riflessione sull'identità del luogo significa su quale di queste narrazioni di identità si vuole far emergere per una comunità per posizionarsi sul mercato turistico, perché non tutte le identità, per quanto autentiche, possono essere utili a posizionarsi sul mercato, cioè ci sono identità che possono essere utili a aumentare la coesione sociale di una comunità, questo noi sappiamo che ha anche ricadute turistiche, quindi va portato avanti, però magari quell'identità lì è un'identità comune a molti altri centri e quindi turisticamente poco apprezzabile per posizionarsi, che noi sappiamo che non significa avere identità, ma avere identità diversa da altri, il posizionamento è semplicemente questo. E quindi un progetto di interpretazione di un luogo deve tenere conto di questo dato, che uno può avere un'identità interna molto forte e poi selezionare parti dell'identità, ovviamente, quindi non inventarsi l'ex novo, da proporre all'esterno perché più interessanti per il mercato. Però in ogni caso, e con questo diciamo concludo, un progetto di interpretazione di un luogo non può essere un'operazione esclusivamente commerciale, questo dato è importante, nel senso che nel commerciale c'è tutto di positivo ovviamente, però commerciale significa anche che per parlare di autenticità essa deve emergere dalle eredità effettivamente presenti sul territorio e deve essere supportato dalla comunità locale. Questo è un dato importante, è faticosissimo, perché ovviamente il coinvolgimento della comunità locale è una cosa difficile, però oggi forse è più facile di un tempo, perché una volta c'era molto più ostilità. Mi ricordo un operatore che mi diceva che i primi progetti in cui si insegnava tedesco nella comunità delle Langhe, io sono piemontese,
erano terrificanti, perché l'ultima volta che avevano sentito parlare in tedesco era quando erano passati i fascisti e i nazisti a fare, voi sapete che è terra di partigiani, no? E quindi l'ultima volta che aveva sentito parlare tedesco era quello, e quando gli hanno proposto i corsi di tedesco agli operatori li hanno guardati tutti male, ma si parla di 20 anni fa, adesso è molto diverso, quindi c'è un terreno fertile da questo punto di vista, e quindi i processi di governance, una parola che non poteva mancare nel linguaggio di un sociologo, mi scuso, sono fondamentali. Governance cosa vuol dire? Lavorare in coesione perdendo un sacco di tempo, ma riuscire così davvero a portare in piedi quella nozione di autenticità come costruzione sociale, che mi pare che sia l'unica via di direzione di sviluppo. Grazie mille.